sul 4-0. Sì, da un paio d'anni a questa parte è diventato il trascinatore che le sue qualità impongono sia anche in nazionale oltre che nelle varie squadre di club di cui ha vestito la maglia, ed è circondato da giovani molto interessanti. Tu segnalavi Elma, che l'anno scorso abbiamo avuto occasione di ammirare contro l'Udinese quando indossava ancora la maglia della Z di Alkmaar e mi aveva impressionato. Poi c'è questo Lustig, che è un altro ottimo giocatore. Il Mander ha ormai superato la soglia di 30, gioca ormai in pianta stabile al Galatasaray, ma è una punta di discreto livello. Insomma, questa Svezia non è male, giocatori per fare bene li ha, secondo me. Gruppo G di qualificazione mondiale, torniamo alle nazionali europee. Bosnia e Lituania 3-0, Liechtenstein che perde in Lettonia per 2-0, la Grecia vince in Slovacchia per 1-0, Bosnia e Grecia 10 punti, 7 per la Slovacchia, 4 per la Lituania, 3 per la Lettonia. Liechtenstein chiude a quota 0 punti. Gruppo H con la vittoria del Montenegro di Vucinic in Ucraina 1-0, Moldova che vince a San Marino per 2-0, Inghilterra e Montenegro guidano la classifica a quota 7, ma attenzione, è stata rinviata Polonia-Inghilterra che si giocherà oggi alle 17 per un vero e proprio nubifragio che ha colpito la città di Varsavia, quindi speriamo che la situazione è tornata alla normalità in Polonia, nella capitale polacca, perché naturalmente non si potrà giocare neanche oggi se non arriveranno buone notizie, condizioni del campo improponibili per Polonia e Inghilterra. Vedremo se la situazione sarà migliore oggi. Polonia con 4 insieme alla Moldova e Ucraina 2, San Marino 0. C'è poco da dire, Alessandro, su questo girone, aspettando Polonia e Inghilterra. Bosnia che aveva quasi provocato Carroll ieri, avevamo letto sul Sun un'esclusiva del quotidiano inglese dove l'ex attaccante della Juve, della Roma e forse possibile presidente della Federcalcio polacca, Zili Bonic, diceva: mio nipote di 8 anni è più forte di Carroll. Certo, il giocatore dell'Inghilterra e del West Ham, dove è finito in prestito, non è un campione di tecnica, però è normale, rimane sempre un giocatore della nazionale inglese, questo va ricordato. Certo, ha delle lacune. Ah, delle lacune soprattutto dal punto di vista tecnico, sicuramente esagerato il paragone che abbiamo prima commentato, però sta deludendo le attese, anche perché è stato pagato tantissimo dal Liverpool e nella prima stagione a Newcastle sinceramente gli avevo visto fare grandi cose, ma non solo da un punto di vista realizzativo, dove ha superato la soglia di 20 gol. Mi ricordo una partita nella quale fece un poker e mi impressionò contro la Aston Villa, mi sembra la terza di campionato, ma anche da un punto di vista di gioco di squadra, perché faceva sponde agevolando comunque gli inserimenti dei compagni, perché metteva giù palla, sinceramente anche palla al piede non se la cavava poi così male. Invece poi c'è stato questo declino dal quale sicuramente si riprenderà, perché è un classe 79 e ne ha tutto il tempo. Vorrei fare una piccolissima parentesi sulla Bosnia, che ieri ha vinto 3-0, guida il girone ed è un potenziale offensivo che secondo me in Europa poche squadre hanno, perché oltre al chiaramente noto Edin Dzeko c'è Ibisevic che gioca in pianta stabile nello Stoccarda, ce lo ricordiamo agli esordi nell'Hoffenheim quando fece 16 gol nelle prime 10 partite, c'è Miralem Pjanic che anche se non trova spazio nella Roma è comunque un ottimo talento, e questo Misimovic che è un grandissimo trequartista scuola Bayern Monaco, che tanto bene sta facendo da qualche anno questa parte in Germania al Wolfsburg, quindi è una squadra molto interessante in prospettiva. Non è assolutamente casuale allora il primato della Bosnia, come ci ricorda Alessandro. Abbiamo anche ricordato alcuni dei giocatori più rappresentativi della Bosnia, non soltanto, come avete sentito, l'attaccante del Manchester City Edin Dzeko. Adesso, sempre con Leonardo Cesaroni, andiamo a vedere i due gol di Spagna-Francia, perché la Francia si è salvata al 93esimo.